Il venerdì dal sindaco oggi ci ha portato a Sestriere, 2000 metri di altitudine, il comune più alto d'Italia. Quando dici Sestriere pensi alla famiglia Agnelli, allo sci, al turismo, ma scopriremo tante altre curiosità con il sindaco Gianni Ponsè. Gianni Ponsè è il sindaco di Sestriere che quest'anno celebra 90 anni di attività della stazione turistica. Sì, è una data importante per noi. Sestriere è nata nel 1932 per volere chiaramente della famiglia Agnelli e quest'anno festeggiamo i 90 anni, un momento importante. Sindaco, siete sopravvissuti bene a questi 2 anni di pandemia e di lockdown? Avete resistito, ma i programmi per il futuro radioso ci sono tutti? Direi di sì, a partire dal fatto che è subentrata un grande investitore che è l'Icon, che ha rilevato impianti di risalita, alberghi e che ha voglia veramente di fare, come d'altra parte noi come amministratori. Possiamo spiegare cosa significa vivere a Sestriere non essendo turisti? Diciamo che i mesi transitori sono difficili perché siamo un comune di neanche 1000 abitanti e arriviamo poi a dover dar servizi per 30.000-35.000 persone. Quindi questi mesi sono maggio-giugno, sono ottobre-novembre e sono il modo transitorio per preparare la stagione invernale estiva a livello turistico. Cosa può fare la città metropolitana per venire incontro alle esigenze di sviluppo, di turismo e di mantenimento di questo paese, questo comune in quota? Ma sicuramente tanto, secondo me noi ci crediamo nella collaborazione come in tutti gli enti, ma credo che città metropolitana possa veramente darci il valore aggiunto che parte da una struttura che si chiama Casa Olimpia. Casa Olimpia che abbiamo inaugurato quando ci chiamavamo Provincia di Torino per le Olimpiadi Invernali così amate del 2006, che può tornare agli splendori di un tempo? Assolutamente sì, secondo me l'intenzione è farla tornare a essere in collaborazione con Città Metropolitana la Casa della Cultura, spostando la nostra biblioteca e le associazioni in maniera da farla rivivere, portando tutte quelle manifestazioni estive invernali importanti, ma soprattutto anche eventi culturali che ridiano a Casa Olimpia la giusta collocazione e all'interno del comune di Sestriere sia un fiore all'occhiello. La domanda che facciamo a tutti i sindaci nella nostra rubrica del venerdì: che cosa significa amministrare un piccolo comune? Significa, secondo me, dare molto in funzione chiaramente di credere in quello che uno sta facendo a livello anche professionale, a livello di conoscenza del territorio o comunque della località e delle persone che vivono nel territorio e cercando veramente di mettersi a disposizione loro, creando le premesse e le prerogative di lavoro per riuscire a ottenere dei risultati che sono poi quelli di un'economia che per noi è l'economia turistica.